Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo ad Asolo, Treviso, punto di partenza dell'itinerario di oggi. Andrò a spostarmi verso Monfumo e poi il Montello per farvi scoprire le meraviglie nascoste di questo territorio. Asolo è una città amata già in passato, ad esempio dal Carducci, definita città dei 100 orizzonti, ma anche un miliardario tra i più influenti del mondo, Rockefeller, ha deciso di affittare addirittura il comune e far portare qui per il suo matrimonio VIP e miliardari da tutto il mondo. Quindi il suo fascino è conosciuto universalmente. Una città candidata al patrimonio dell'UNESCO qualche anno fa. Punto simbolo della città è la rocca medievale del XII-XIII secolo, ristrutturata da poco. Inizio a spostarmi per iniziare il giro. Salendo verso Asolo, dal Foresto Vecchio, una strada secolare, non posso non notare un albero monumentale d'Italia, così definito la Castanea Sativa Miller, un castagno europeo che ha 300 anni di storia. È incredibile. L'unico punto tecnico di oggi è la scalinata che dalla rocca porta verso il centro di Asolo. Se non siete molto esperti, il mio consiglio è quello, quando si sale per il Foresto Vecchio, di tagliare per il centro, evitandola. Se volete fare un po' di esperienza, invece, provate a farla. Non è così complicata. Da Asolo vado a spostarmi verso Pagnano. Asolo merita veramente una visita, dalla sua rocca medievale al castello d'Asolo, sempre del XII-XIII secolo, alle sue piccole vie di questo piccolo borgo. Sicuramente nel periodo più fiorente, quello della Serenissima, si possono notare infatti molti richiami veneziani. I paesaggi che sono veramente splendidi. E perché non ricordare la reggia della regina di Cipro, Armenia e Gerusalemme. Nel 1820, a causa dello stato di abbandono e deperimento, divennero dei carceri. Nel 1932 fu intitolato, invece dopo una ristrutturazione, a Elena Duse e diventò un teatro cittadino. Lungo il percorso vado a fare un tratto del sentiero degli Ezzelini, trovo l'antico maglio di Pagnano. Si può vedere che veniva deviato il flusso del Muso grazie a delle canalizzazioni per andare a lavorare con la forza dell'acqua. Stupendo, incredibile, probabilmente visitabile. Ci si deve informare.
Il percorso di oggi non presenta difficoltà tecniche, a parte la scalinata che dalla rocca porta al centro di Asolo, evitabile tagliando la salita verso la rocca e andando verso il centro. Mi sposto tra asfalto e sentieri sterrati. Paesaggio e divertimento anche oggi sono i protagonisti. La difficoltà sono 600 metri di dislivello totali, poco più di 50 km, quindi con un po' di allenamento alle spalle si fa tranquillamente. Ora da Pagnano vado verso Monfumo, andiamo a vedere cosa mi aspetta. Quando seguo una traccia può sempre capitare l'inconveniente, anche oggi ce n'è uno, ma allora è facile risolvere il problema. Infatti adesso mi trovo in una zona dove lì in fondo andrò in una proprietà privata, dove è stato chiuso il passaggio. In questo caso sarei dovuto andare in via degli Olivi, andarmi a collegare attraverso una strada privata alla via degli Olivi. Cosa ho fatto per risolvere il problema? Ho aperto Komoot. Ho cercato una strada percorribile e in un chilometro in tre, in 10 minuti, a seconda del proprio allenamento, vado a ricollegarmi alla via degli Olivi, dove dovevo arrivare. Problema risolto. Komoot mi fa deviare per il sentiero della Valle dell'Acqua Morta. Non lo conoscevo molto bene. Bivio, opzione A, opzione B. In questa parte del video metterò non fatelo a casa. In realtà, prima di fare un passaggio su un guado, a meno che non si conosca il percorso, è sempre bene valutare il fondo. Se ci sono delle rocce belle grandi, è facile che il muschio, le alghe che si formano sopra, ci facciano scivolare l'anteriore e far cadere a terra. Quindi ho verificato prima il fondo, un bel single track in salita, e poi sono passato, quindi sempre massima cautela per andare tranquilli. Passando dal Col degli Ulivi, fin dal 400 venivano coltivate queste piantagioni e veniva prodotto l'olio. Olio e prosecco di Occisi Asolani, che sta crescendo molto, vedo, in questo territorio, che molti stanno cercando di valorizzarli creando queste culture. Mi sto portando verso la zona del Piave, il Montello. Bellissimo questo passaggio in mezzo a quest'area verde, contornata dalle colline. Lungo la strada asfaltata del Col degli Ulivi si prende un bel flow, termine più adatto in genere per i trail, ma devo essere sincero, una curva dietro l'altra, molto scorrevole e veramente bello. Questi termini inglesi che un po' vanno a contaminare la nostra lingua veneta. Mi viene in mente Luca Zaia parlando di
contaminazione linguistica. Nei suoi discorsi non manca mai qualche termine in inglese, qualche motto veneto e anche qualche perla di saggezza, ricordando che il presente è frutto del passato e noi con le azioni di oggi possiamo creare il nostro futuro. Arrivo a Onigo e adesso arrive. Queste zone di Pederoba si trovano tra il Montello, Massiccio del Grappa, vicino in corrispondenza del Piave. Quindi queste zone furono devastate dopo la sconfitta del Caporetto. La battaglia si svolse in queste zone e purtroppo i ricordi della guerra. In questi luoghi si possono trovare diversi monumenti a testimonianza del tragico evento che successero qui verso la fine della prima guerra mondiale. Passaggio A o passaggio B? Bisogna sempre ben considerare queste due opzioni. Acqua sporca, piogge dei giorni scorsi abbondanti, non si vede il fondale, ma le rocce sono belle grandi. È da evitare se qui si trovano delle rocce ricche di alghe sporche, ci scivola come dei peri, quindi il passaggio che vi consiglio è il ponte in questo caso. Non azzardate mai le vostre scelte nel dubbio e specialmente quando si è da soli, mai rischiare troppo. Trovandomi nei pressi del Montello, mi ricordo della sua importanza tra le aree più importanti del Veneto per la sua biodiversità. Trovandosi infatti tra la pianura e le prealpi, ha sviluppato una fauna anche di specie assai rare, quindi da preservare, oltre alla sua bellezza. Il percorso di oggi merita un 10 per divertimento e paesaggio. I luoghi sono stupendi. Anche adesso sto tornando verso Caerano San Marco per poi ricollegarmi a Asolo, che è il mio punto di partenza. Nella traccia si trovano due punti che sono interrotti, sono stati chiusi. Le deviazioni sono facili da fare, vi consiglio di utilizzare l'app Komoot e in un attimo aggirate il problema e trovate la soluzione per trovare la deviazione. Cambia rapidamente, devo cambiare marcia per arrivare alla macchina. Adesso mi dirigo verso Caerano San Marco, i luoghi di interesse più belli, ve li ho fatti vedere. Mi dirigo poi successivamente a Asolo, dove ho parcheggiato. La traccia è adatta a tutti, a mountain bike, anche gravel. Unica cosa, se non volete fare la discesa della gradinata, tagliate sulla salita del Foresto Vecchio, subito per il centro, onde evitare quel problema. Per il resto il percorso sono 54 km, 600 metri di dislivello tra asfalto e sterrato su strade ben battute. Spero che questo video vi sia piaciuto, arriveranno altri video
Quindi se non volete perderli, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao da Federico.